calcio arriva già nel 1875, in quella che oggi conosciamo come Turchia, ma che all'epoca era ancora l'Impero Ottomano, perché poi la Repubblica Turca nascerà solamente negli anni 20 del 1900. Di fatto però che all'epoca a governare c'era il sultano Abdulhamid II, che non vedeva di buon occhio la pratica di questo sport, tanto da impedirla a tutti i musulmani. A detta sua, infatti, questo ricorderebbe in qualche modo lo sfregio subito da Husayn, il nipote del profeta, a cui pare sia stata calciata per sfregio la testa. Sta di fatto che il vero problema è un altro. Abdulhamid ha paura che così tante persone riunite in uno stesso luogo possano approfittarne per complottare e rovesciare il suo governo. Cosa che effettivamente poi accadrà. Ma al di là di tutto, il calcio in Turchia resterà comunque illegale per i musulmani fino al 1908, quando poi ci sarà la ribellione dei giovani turchi. Ciononostante, ciò non impedisce la nascita di alcuni club, come per esempio il Beşiktaş nel 1903, la squadra del popolo, la squadra che nasce a Istanbul, così come le successive due, ovvero il Galatasaray nel 1905, ad opera di liceali del Galatasaray, un liceo da cui escono fuori sempre persone che poi diventeranno quadri all'interno dell'Impero Ottomano. Nel 1907 poi è la volta anche del Fenerbahçe, e in questo caso il fondatore o uno dei fondatori è addirittura vicino ad alcuni elementi della nobiltà dell'Impero Ottomano. Finché c'è l'occupazione inglese in Turchia, quindi quello che si fa è semplicemente qualche mini sfida, qualche torneo regionale, però è anche il modo per i turchi di provare in qualche modo a battere, anche se solo a livello sportivo, gli inglesi. Infatti ci tengono molto a tirar fuori l'orgoglio nazionale. Poi arriverà la struttura che conosciamo quest'oggi del campionato turco nel 1959. A vincere però nei primissimi anni sono solamente quei tre club di Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe e anche Beşiktaş. Ma nel 76 qualcosa cambia. Vince il Trabzonspor, una squadra con sede a Trebisonda. L'epopea è sicuramente interessante, perché poi si andranno anche a ripetere, questo perché hanno una bella squadra, soprattutto il miglior portiere che il calcio turco abbia mai prodotto, Şenol Güneş, che nella stagione 78-79 mette record che ancora oggi sono validi, non subisce gol per oltre 1100 minuti e soprattutto in quella stagione subirà solo 6 reti in campionato. Il sindaco di Trebisonda aveva meno peso politico all'epoca del presidente del club del Trabzonspor, questo per farvi capire cosa significava riuscire a vincere fuori da Istanbul. Ma attenzione però, perché il problema persiste. In oltre 60 anni di calcio, finora a vincere un campionato turco sono stati solamente 6 club, di cui 2 lo hanno fatto solamente per una sola volta, ovvero Bursaspor e Başakşehir. Attenzione a Orsic, è in vantaggio il Trabzonspor. Babushko al centro per Irving. Non lo so, per me Alexandro nasce sempre terzino e resterà terzino. Io penso che l'adattamento a centrale sia qualcosa di vergognoso, nel senso che non è assolutamente adatto a fare il centrale per come la vedo io. Al massimo si può pensare a lui come un braccetto, no? Proprio esagerando, ma difensore centrale è proprio una forzatura. Questo è un pessimo pareggio, perché siamo in casa e abbiamo pareggiato con una squadra che è sicuramente buona, però abbiamo pareggiato in casa, non va bene. È una squadra ladana che ancora non riesce a vincere, però sì, siamo 3 punti davanti, mi tengo quello come risultato positivo, la classifica momentanea, ma non sono minimamente soddisfatto dell'inizio di stagione. Allora, fammi capire un po' come sta messo il Beşiktaş. È messo malissimo quest'anno, addirittura quart'ultimi. Adesso voliamo ad Istanbul, precisamente nel quartiere del Beşiktaş, dove le Aquile Nere ci ospitano in uno stadio di oltre 40.000 posti. Si va al Vodafone Park. Giocare chiaramente fuori casa è sempre complicato, soprattutto quando affronti un avversario molto forte come il Beşiktaş, che tra l'altro parte anche fortissimo. Guardate questo asset sinistro che va a confezionare questo bellissimo gol, decisamente imparabile per il nostro portiere. Curioso il fatto che in Turchia vengono sempre prima i nomi e poi i cognomi. Ci avete fatto caso? Anche qui sarebbe Kaplan, ma scrive invece il nome del nostro difensore centrale. Tiro da lontanissimo, poi corretto sotto porta da Seslar e si va a pareggiare. Ma c'è ancora un corner per il Beşiktaş, una serie di rimpalli, poi alla fine la palla se la trova chiaramente l'avversario sulla testa e ritornano un'altra volta in vantaggio. Partita che però si riapre clamorosamente all'ultimo, erroraccio difensivo, ne approfitta Babushko, ringraziamo, questo porta un po' di sorriso in una partita sicuramente molto complicata per noi. Vi faccio anche notare che in questo momento stiamo utilizzando la variante con la mezzala, quindi
la formazione 4-2-3-1 di Thiago Motta, ne abbiamo già spiegato di queste tre varianti che abbiamo creato nello scorso episodio, questa è quella che prevede che la mezzala vada ad allargarsi per creare appunto una, un asset sinistro e destro dove ci sono queste coppie che vanno a lavorare sulle fasce. La gara successiva di campionato è contro la Thai Sport, un club sicuramente meno ambizioso rispetto a quello precedente, eppure, nonostante questo, riescono a prenderci a pallonate su questo corner finché non arriva il gol da lontano, 1-0 per l'avversario. Il calcio fluido funziona, porta tanti giocatori a partecipare al gioco, come in questo caso anche le ripartenze sono sicuramente pericolose, così arriva infatti il gol di Bertuga. Però c'è qualcosa che ancora non quadra, è una squadra che meritava sicuramente una sorte diversa. La Dana abbiamo creato di più, abbiamo tirato di più in porta, abbiamo anche prodotto un XG più alto e soprattutto abbiamo il possesso palla nettamente superiore. Manca però qualcosa, siamo un poco cinici sotto porta ed è per questo che mettiamo un attimino da parte la versione Type 2 e proveremo la versione Type 3 del modulo di Thiago Motta, che ripeto abbiamo già spiegato nell'episodio precedente, quella che prevede in sostanza l'arretramento adesso della mezzala, che andrà a posizionarsi sulla stessa linea dell'altro centrocampista in mediana, ma sarà messo come secondo mediano di attacco. Speriamo che questa spinta maggiore ci farà perdere sì un pochino di fluidità, ma sarà sempre squadra fluida, saranno sempre di Thiago Motta. Speriamo che questo, ripeto, ci permetta una maggiore pericolosità lì davanti. Anche gli avversari stanno sbagliando, perché siamo sempre primi, nonostante veramente la vergogna totale di questi risultati. Il prossimo match lo andremo a giocare in Conference League, fuori casa, contro il team islandese del Breiðablik. Una squadra che però non giocherà nel proprio stadio, perché è appena di 3.000 posti, non supporta le regole UEFA, quindi ci sposteremo a Reykjavik. Ed è un peccato perché non potremo quindi visitare la città della sede del club, che letteralmente vuol dire baia della foca, questo perché l'animale è chiaramente simbolo della città e ci fa anche capire che l'attività della pesca però è anche quella principale del paese. Attenzione però, perché il Breiðablik è un club storico, da quest'anno nella stagione 23-24 rappresenta il primo club del paese ad aver raggiunto la fase a gironi di una competizione europea. Certo, si tratta di Conference League, ma questa competizione nasce proprio per dare voce a queste realtà minori e devo dire che qui l'obiettivo è stato sicuramente centrato. Tutto parte da questa rimessa laterale all'ottavo minuto con Babushku, che prova ancora a servire Mert, quindi Mikhailenko sventaglia in area piccola quasi, dove Bertuk, il Dream, il cannoniere nostro turco, la mette dentro la porta. 1-0. Seslar ancora aperto, Prak, il genietto la gira ancora a Seslar, 2-0. Seslar in questo inizio di stagione fa un sacco di gol, ma proprio il COC in questo modulo è davvero protagonista assoluto. Bertuk ancora qui in versione assist man per Mikhailenko, poi ancora correzione finale di Seslar, ennesimo gol, siamo sul 3-0. Punizione al 66esimo con Babushku, che prova l'azione personale, entra quasi dentro la porta, alla fine però anziché passarla prova a tirare, erroraccio, meno male che c'è Bertuk il Dream a fare ancora l'ennesimo gol. Chiude la partita poi su corner Taylor per il 5-0 finale. È tempo adesso di affrontare il Başakşehir in campionato, ovvero il club vicino alla componente politica dello Stato, tanto da essere rinominato simpaticamente come Erdogan FC. Ma cerchiamo di capire perché una squadra che di fatto non ha una grande storia, nasce solo nel 1990 e come trofeo ha appena un campionato turco vinto nel 2020. La storia del Başakşehir cambia completamente nel 2014, quando viene acquistata da tale Göksel Gümüşdağ, ovvero l'attuale marito della nipote di Erdogan, il presidente della Turchia. E da qui in poi i rapporti tra il club e la KP, ovvero il partito di Erdogan, non verranno più celati, anzi accadranno eventi che vanno dal ridicolo al surreale, come per esempio acquisti di giocatori anche di blasone, che arrivano in un club che non ha blasone, ma che soprattutto arrivano con modalità un po' sospette. Parliamo di persone come Robinho, Mesut Özil, Arda Turan, Adebayor. Ma torniamo al 2014, quando viene persino inaugurato il nuovo stadio di proprietà del club. A scendere in campo è niente proprio di meno che Erdogan in persona, che riesce a fare persino una tripletta. Ora capite bene quanti anni ha sta persona, ma questo non gli impedisce di colpire letteralmente i dirigenti del club, che per omaggiarlo vanno a ritirare questa maglietta, se non fosse che chiaramente è tutta una macchietta preparata ad hoc, perché il numero dietro la maglia è 12. 12 anche come riferimento al 12° presidente della Turchia, ovvero guarda caso Erdogan. È una persona questa qui ama veramente tantissimo la numerologia. Pensate che ogni volta che deve inaugurare una megastruttura, e in questi anni la Turchia ne ha create veramente tanti di progetti megalomani per tenersi buoni i personaggi ricchi,
Bene, lo fa sempre cercando di richiamare una data storica della Turchia o del nazionalismo turco, come per esempio hanno fatto con il ponte di Çanakkale, che guarda caso viene inaugurato il 18 marzo 2022. 107 anni prima, il 18 marzo 1915, la Turchia batte nella battaglia di Dardanelli l'Inghilterra che occupava il territorio. La partita col Başakşehir si apre già al 20° con questa incursione di Mert, il terzino sinistro, che la gira a Michelengo, che la gira a Babushko, che la mette poi in area piccola per Yildirim, 1-0 della Dana. Poi ancora Babushko, protagonista assoluto, si beve mezza difesa, la gira completamente per poi andare con il tiro a giro, 2-0 per la Dana. Al 53° arriva persino il terzo gol su questa conclusione dentro l'area piccola di Taylor, poco può fare chiaramente Mohamed su ribattuta. A ricordarci che esisteva anche il Başakşehir in questa partita, e Rivas che all'84° riesce a fare il gol della bandiera, ma finirà così 3-1 per la Dana. Vinciamo anche la gara successiva, questa volta anche con un risultato più rotondo, parliamo di un 4-1 al Rizespor. Devo dire che persino questa doppietta di Bertoga un po' mi stupisce. Pensavo che questo PCO da solo in qualche modo affaticasse troppo rispetto a un centravanti o un uomo d'aria. Di fatto che questo 4-2-3-1 in versione Type 3 con il secondo mediano in atteggiamento d'attacco sembra stia funzionando veramente meglio rispetto agli altri. Ora però manca la prova del 9, una sfida veramente importante. E infatti adesso arriva la Conference League con vittoria di Guimarães. Noi odiamo Zidane, ma noi sono io, massimo rispetto dell'allenatore del Porto, non allenerei mai una squadra così piccola e inutile come il Porto, però rispetto per Zidane che ha capito che il suo valore come allenatore era quello, che Brienza insomma valesse di più, e quindi bravo che ci ha lasciato delle panchine più ghiotte per il futuro, un fratello totale. Ma voi vi rendete conto che se perdiamo pure questa siamo veramente condannati agli spareggi? Gol di Telmo Arcangio su corner, proprio dritto 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 sul primo palo. Colpo di testa 8. Mancano 20 minuti. Il Guimarães è in vantaggio con un gol e mi sa che la partita finirà così. Ma sono regolari, scusate, ste case così vicine al mare. Io farei un controllino. Potrebbe che crollare tutto nel mare. Abusivissime Frabella. È un paese democratico. No, effettivamente non lo è. Però sicuramente nell'edilizia fanno le cose bene, sono sicurissimo. In Champions hanno pareggiato con il Newcastle, poi hanno vinto con la Astana, hanno perso con l'Ajax, hanno vinto col PSG. Come caspita hanno fatto? Come caspita hanno fatto? Ah, su Punition. Ok, ci può stare effettivamente. Dici? Oh, Michailenko, ma cos'hai fatto? Ti sei fatto fregare la palla da Roger! Te possino! No, vabbè, Roger di tacco, io non ci posso che... Cesare Casadei sul tacco di Roger! Roger Guedes! È un mostro sto Guedes! Al momento, tra l'altro, il Galatasaray sta approfittando del nostro passo falso con il Fenerbahce. E ancora Rodrigo Becao, 2-0 del Fenerbahce! Allora, se comunque con Guimarães, secondo me siamo stati sfortunati, qua niente da dire, Fenerbahce la sta letteralmente dominando. E può ripartire Fenerbahce con Guedes, che la mette bassa per Gabriel Sara, salta l'uomo, la mette al centro. Mazza che gol che hanno fatto. Halilovic, il gol della bandiera, mancano 30 minuti, chiaramente il sogno pareggio è impossibile. Con Guimarães, secondo me un pareggio non sarebbe stato rubato. Qua però hanno letteralmente dominato. 4-1 Fenerbahce, senza storia. Sono stati proprio bravi a colpirci in contropiede di volta in volta, perché hanno l'XG bassissimo, 1,40, 4 gol è esagerato, quindi è chiaro che hanno approfittato di quelli che sono stati i tuoi punti deboli, infatti in contropiede si distendevano. Resta sempre un problema del nostro Adana quando ci attaccano in contropiede. Mentalista, vi ricordate ancora quella della dichiarazione di Capello? Io alla Juventus? No, ma stai scherzando? Io? Ma te... Cioè, ma te mi vedi sulla panchina Juventus? Ma non esiste, io sto a Roma. No, ma sono tutte chiacchiere. Non ci andrò mai. Patapum, patapam, neanche poco tempo dopo, all'allenatore della Juventus. Contro il Kasımpaşa va di scena il Toprak Day. Prima gol di testa, così alla CR7. Salta su tutti e mette la palla dentro la rete. Poi raddoppio anche su rigore, tanto per gradire. E poi guardate la ruleta stile Zidane. Eccolo lì,
fenomeno devastante. Szeszler poi la gira Bertug, che favorisce anche il gol di Irving. Non c'è storia per un'altra squadra che in qualche modo è legata al presidente Erdogan. Tra gli anni 60 e 70 a Praga spopolavano i Plastic People of the Universe, un gruppo musicale che si ispirava ai Velvet Underground e Lou Reed, ma che soprattutto si opponeva al regime comunista che si era installato in questa parte del mondo con un colpo di stato sin dal 1948. Ora, se tu possedevi un loro disco o magari andavi a vedere un loro concerto non autorizzato, rischiavi la galera. Perché vi dico questo? Perché in realtà tra i tifosi più accaduti della band ci stavano proprio i tifosi dello Slavia Praga, che erano soprattutto studenti e intellettuali. Ma questo non dovrebbe stupire, perché in realtà la nascita stessa di questo club è legata allo Slavia, ovvero un circolo sportivo intellettuale da sempre vicino alle idee progressiste e al nazionalismo. Ora, questo chiaramente non va bene al regime comunista e quindi fa di tutto per distruggere il club, allontanando i migliori campioni. E quella che un tempo era una squadra che a cavallo tra le due guerre mondiali praticamente vinceva ovunque, via via verrà sempre più distrutta. Per farvi capire l'importanza di questo club proprio in quel periodo storico, beh, pensate che nel 1934, quando l'Italia vince la Coppa del Mondo proprio contro la Cecoslovacchia, beh, 8 undicesimi di quella nazionale venivano dallo Slavia Praga. Questi vengono fuori da 3 sconfitte, e allora si vince, da, senza problemi. Gol su corner finalmente anche da parte nostra, ma lo Slavia sembrerebbe un po' in difficoltà in casa nostra, Devo dire che poche volte l'abbiamo visti uscire fuori dalla loro tana. Però magari appena escono fanno gol, Vedrai che appena escono, qui sono fetenti su. Tra l'altro con questo risultato siamo sempre fuori dalla zona dei migliori 8. L'Hibernian c'è nella zona dei migliori 8, ma vi rendete conto che vergogna, l'Hibernian. Ma al di là di quello che vuole la dirigenza, secondo me noi dobbiamo vincere un trofeo qui alla Dana, Non possiamo finire la stagione con 0 titoli. Mo' Brienza deve cominciare a portare a casa la pagnotta. Cortomuso, un po' stretto sul risultato secondo me, Non per quello che si è visto in campo, ma per quello che avremmo dovuto fare, secondo me, con lo Slavia, Fammi controllare un attimino anche chi ci sta in sto girone. Se finisse così, potremmo affrontare anche il Torino. Torino è tosta. C'è anche la Betis. No, è meglio evitare gli spareggi comunque, perché ce ne sono poche di squadre magari toste, ma è meglio evitarli. Il Gladbach già è qualificato, incredibile. È una vittoria sicuramente molto importante quella contro lo Slavia Praga, perché ci garantisce un po' di ossigeno, anche se ancora la situazione è nebulosa per quanto riguarda la competizione continentale. Ma adesso concentriamoci sul campionato. Arrivano 3 partite sulla carta, tutte fattibili. La prima la vinciamo 3-0 contro il Konyaspor, 3 reti, Szeszler, Homer, che in questo caso gioca al posto di Irving come secondo mediano d'attacco, e poi Bertug e Eldrim. Poi però pareggio vergognosissimo contro il Kayserispor, squadra imbarazzante, ma dobbiamo anche ringraziarli, perché senza l'autogol forse avremmo perso fuori casa. Tirata qui gli orecchi ai nostri ragazzi, infatti dopo la riunione vinciamo 6-2 con le reti tra le altre di Mikhailenko, Toprak, Irving, Babushku, Kaplan e Szeszler, anche se forse era meglio tenersi da parte qualche gol per la partita di prima. Borussia di Mönchengladbach ci avrà praticamente a difesa 3, con Braccetto a sinistra, Braccetto anche a destra, l'esterno completo a sinistra e a destra, mamma mia quanto è aggressivo sulle fasce, e ho messo anche Toprak nella posizione di tre quarti centrale. Sì, alla fine ho detto non è velocissimo Szeszler, però lo mettiamo comunque laterale Szeszler a questo punto, e mettiamo Toprak più centrale, perché comunque Toprak lateralmente sta faticando troppo, non riesce a fare gol, non trova l'assist decisivo, tranne in alcune partite dove si sveglia, quindi voglio venirgli un po' incontro, e visto che è troppo lento lo mettiamo centralmente. 0-0 ancora ragazzi, così non va bene, non ci basta il pareggio. Io volevo la vittoria, onestamente. Non si vince neanche col Gladbach. Si beccano il paracadute. Giustizia divina! Speriamo che ne approfittiamo, però, Szeszler, per Bertug! Guarda Bertug come intelligente, Ah, perde palloni. Guarda come ha rallentato il gioco, Bertug. Te possino. Ma almeno rallentalo, ma fai il passaggio decente! Irving, verticalizza! Per Babushku! E andiamo! Quanta sofferenza, basta! Fine così, basta! Allora, la Dana in questo momento è sesta. Finalmente! Ma vattene via, ma chi te vuole? Ma vai alla grande, Niang! Ciao, Niang! Il match con la Konyaspor è sicuramente importante, non solo per il campionato, ma anche perché precede l'ultima sfida in conference.
Subito però caliamo di testa, arriva il gol dell'avversario, siamo fuori casa, la sfida si comincia a infiammare, ma fortunatamente poi Cesar la mette bassa, aperto Prak, che invita Irving ad andare in rete. Ci avete fatto caso quanti gol sta facendo adesso il secondo mediano in attacco rispetto a quello che combinava la mezzala in supporto nell'altro modulo? Poi ci pensa Kaplan a mettersi in mostra, il difensore col vizio del gol ci riporta addirittura in vantaggio, remontata completata. Ma questi qua non sembrano passarsela bene, quindi forse siamo mezzi fortunati. Chi è sto Harald? Anzi, io pensavo che era fattibile sta squadra. Oh, ma questa è più forte delle squadre turche che affrontiamo. Ma com'è possibile? Seslar, mettila al centro, Seslar! Se l'è mangiata Recep. Eh no, però mister, io voglio giocare, gne. E poi davanti al portiere se l'è mangiata. Questo è un modulo che ancora non ha trovato la giusta soluzione, ma è davvero complicatissimo da rendere vincente. Toprak! Si è svegliato il genietto! 1-0 della Dana sul Viking. Punisce di Irving! È fatta! 2-0! 2-0! Cioè, io l'ho comprato perché sapeva batte pure punizioni. Non me ne ha fatto neanche uno di gol su punizione. Neanche uno. Neanche 11. Uno, due, neanche... Zero. Zero gol su punition. Irving, sul secondo palo per Taylor! Non va. Precep, mettila al centro. Stop di petto elegante. Poi Babushku, poi Ramsey. Fuori gioco. Io voglio rivedere il fotogramma. Che non so convinto. Qui voglio la moviola. Vediamo un po'. Ma va là, era un mezzo braccio. Che vergogna. Fuori gioco di rientro che si poteva tranquillamente non fischiare, però, eh. Offside netto, mentalista. Sì, però, sai, quando sono pochi centimetri e chiudi un occhio. Recep, verticalizza. Babushku lo fa. Babu. Però, veramente, è imbarazzante sta squadra. Veramente imbarazzante. Davanti al portiere mi piglia la traversa. Quella. Torneresti alla luce come concetto, dici, però è complicato per la terna giudicare luce non luce, sai, era un po' complicata come, però neanche diciamo il VAR millimetrico, dai, dico io, ma lascia fare, ma ti ne importa che non sta manco in portiere, quanto la odio sta roba che non tirano mai in porta senza portiere, mamma quanto la odio, Vinza, ma quale pareggio, qua non si pareggia nulla. Qua non si sa nemmeno cosa... Ah, ma però lo vedi che ce l'hanno con me? C'è un altro palo, ma come fai a palo su calcio d'angolo? È impossibile! Ma... Non si può veramente rischiare un infarto a fine partita così. Non si può, onestamente non si può. Ci siamo mangiati il mondo. Io voglio capire perché. Perché? Why always me? Ci siamo presi la qualificazione diretta, tra l'altro. Diretta in Conference League. Allora, gli spareggi ci va il Real Betis di Siviglia. Ma voi vi rendete conto chi è andato agli spareggi? Torino, Panathinaikos, Apoel, tutti squadroni devastanti, il Fulham, ma com'è possibile che il Tromso va diretto nei migliori 8? Si potrebbe anche far con le riserve, tanto secondo me alla fine dovremmo mettere per forza riserve, perché non penso che ce la faranno a recuperare tutti. Se perdiamo con la 18esima, cioè è meglio che veramente abbandoniamo il calcio a 11 punti. Contro il Gaziantep va di scena l'ultima sfida di dicembre per quanto riguarda il campionato turco, e andiamo subito sotto. Ok, avevo messo le riserve perché dopo ci sarebbe stata la partita di Coppa Nazionale contro il Kasim Pasa e quindi avevo molta paura che magari sbagliassimo l'approccio. Fortunatamente la andiamo a recuperare con Halilovic, ma ancora una volta non riesco veramente a non fidarmi delle riserve che puntualmente mi tradiscono. Mai fare il turnover totale. Ci stanno sabotando, Vale. No, qua l'unico che sta sabotando è Brienza. Guarda, noi abbiamo un botto di soldi, quindi mi aspetto in realtà che vengano spesi. Perché quando abbiamo di soldi? 22 milioni nel budget trasferimenti. Mo, ditemi voi se non è il caso di spendere un po'. Sarebbe il caso, obiettivamente, di andare a spendere qualche soldino. Me l'aspetto. Invece lui che fa? Mi vuole vendere a tutti i costi Babushku. Spero invece che mi vada, ovviamente, a rafforzare la rosa. Però attenzione, perché parte bene la Dana. Penso che persino l'ultima classificata in Bundespia di più, guarda. Eri chiaramente ironico. Toprak, mettila al centro!
Maledetto! Ma nessuno che crossa qua! Beh, ma è un gol imbarazzante. È un gol imbarazzante! È un gol imbarazzante! Però ci piace lo stesso, l'importante è vincere, chiaramente. Era facilissima questa parte, l'ho detto! Grande Duran! La risolve anche Duran! Ma guarda, sono contento per aver vinto, però quasi quasi mi mangio le mani. Forse potevamo giocare anche l'altra con i titolari. Voglio pensare che in qualche modo questa vittoria arriva solo perché ci siamo riposati, va? Con Casin Pasa segno pure io con le braccia legate dietro la schiena, bendato e saltellando su un piede. È fisicamente impossibile, Skytas, che tu possa fare gol in queste condizioni. Senti, io metterei un po' di amichevole, sennò qua non recupereremo mai più sti giocatori. Ficchiamoci tre amichevoli di cattiveria. Andrea, che ruolo vorrei rinforzare? Bella domanda. Allora, guarda, due terzini ci vogliono, perché secondo me i terzini sono il punto debole della squadra. Un difensore con piede destro, magari, oltre Taylor ci vorrebbe, probabilmente. Poi centrocampo e tre quarti, per me va bene così. Era più forte il Casin Pasa rispetto a chi hai sorteggiato in Coppa? È uscito il Batte la Pesca Bodrumspor, finalmente, squadra di Serie B turca. Vedi, hanno lo Sugar Daddy persino in Serie B. Cioè, talmente non sono sostenibili i costi in Turchia che hanno messo i Sugar Daddy praticamente quasi a tutte le squadre. Giocatore più costoso, 900.000 euro. Pedro Brazao. Cioè, onestamente poteva essere anche più scarso per essere nascosto in Serie B, eh? Diogo Souza. Non lo so, due o tre nomi non erano brutti. Rimarrei basito qualora perdessimo, ovviamente, contro quel club. Siamo già ai quarti, mentalist. Sulla carta sì. Ma era appena arrivato, gli ha fatto un altro contratto. Ma non c'era bisogno. Questo neanche 12 mesi fa contratti così a uffa. Collaboratore tecnico. Allora ci serviva l'attacco tattica. Attacco tattica. Allora vediamo un po'. Tattica 14. Attacco 17. Mi sembra perfetto. Francesco Magnanelli. Ma è quello della Juventus, giusto? Perché forse ha fatto fuori Allegri. Hanno fatto fuori pure lui. Meglio Ciccio Magnanelli. È tosto questo, eh. Colpo di testa. Fine d'azione. Freddezza. Accelerazione. Cara e forte, eh. L'austriaco non è niente male. Daniel Perez, 25 anni, venezuelano. Beh, pure questo qua abbastanza interessante. Il morale è ottimo però del Samsunspor. Irving Babushku. Ma io guarda, li odio quando non mettono sto pallone davanti. Li odio. Che visuale utilizzo? Allora, io metto la bordo campo, poi metto l'altezza tutta a sinistra e lo zoom tutto a destra. Segna poco Toprak, è vero, però vi faccio notare che in realtà sta aumentando i gol che sta facendo, perché ultimamente l'abbiamo messo al centro, quindi qualche gol in più lo sta facendo rispetto alla parte iniziale del campionato. No, 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 non ci credo, non ci credo, non è possibile, è crashato. Da quant'è che non vedevo sta schermata? Te postino mais. Non ci credo, però il problema è che potremmo perdere nel risultato adesso. Toprak aveva fatto un gol clamoroso, tra l'altro, eh. Stiamo a vedere che questa la perdo. Azione troppo lunga, questa va in porta, eh. Rigore, no, io non ci posso credere. Io non ci posso credere, me la fa perdere. Allucinante, me la fa pure perdere. Ha fatto lo scavetto. No, vabbè, ma pure presi per il popò. No, vabbè, questa è clamorosa. No, vabbè, ma io gli mando la lettera minatoria. Ma non è possibile. Il Totti turco. Che fa il Fenerbahce, tra l'altro? E chiaramente vince. Vince il Fenerbahce e vince pure il Casalai. Vabbè. Ma allora fammi anche il 2-0 a sto punto, visto che ci sei. €1.000.000? Perché funziona sempre con cose inutili? Traversa, ovviamente. No, ma non entra mai sta palla, è assurdo. Non si riesce a trovare sto gol, eh. Ramsey? Dai, prima l'abbiamo fatto. Fermi tutti! C'è un rigore! Chi è che lo tira? Seslar! Attenzione! Ma che sbaglia Seslar! Il tempo sta fuggendo via. E la Dana non riesce a fare gol. Irving! Un verticalizzazione per Babushku, gol! Nella vittoria non ci si crede più. Pareggio veramente clamoroso in negativo. In realtà l'Ankara è abbastanza rognosa come squadra. Quindi, però almeno l'affrontiamo in casa, dai.
Babushka al West Ham? Ma non penso. Ma comprasse qualcosa il maledetto. C'hai 22 milioni. Guarda se li spende. 22 milioni. Oh, non li spende. Ha fatto 14 presenze, di cui tutte da subentrante l'anno scorso. 3 presenze appena quest'anno. Non avresti dovuto vendere l'incredibile Khan Kelesh. Sapete come vi vorrei rispondere io? Ce la dà? Ce la dà? L'ho osservato? Ce la dà? Quanti ce ne dà? 4. Che sforzo titanico. Mamma mia, da 3 a 4. Villagra è molto interessato, però il DS chiede il nostro intervento. Io vorrei però sapere meglio il valore di sta scheda, se devo puntarci forte. Perché così ancora non sono convintissimo al 100% in realtà che sia un'ottima scelta. Però i contrasti mi sembrano buoni. Quanto costerebbe, tra l'altro? 5,5. Che facciamo? Ma magari possiamo anche portare avanti la trattativa, poi magari rimandiamo e valutiamo il giocatore appena ci arriva un'informazione più completa. Potremmo anche far così. Noi qua non possiamo toccare nulla da regolamento, quindi vado a confermare tutto. Avversario, 4-3. Morale purtroppo di sta squadra è veramente ottimo. Eppure sono appena settimi, incredibile. Matteo Mamani. Busta. Cephas corre. Ma Busca titolare, perché dovrei venderlo? Cioè, se tu mi trovi un giocatore migliore sul mercato, io te lo faccio anche vendere. Ma al momento non ha senso vendere Babushku. Gioca a sinistra, come attaccante esterno sinistro, titolare. È anche molto tecnico, quindi non lo voglio perdere per nulla al mondo. Finora mossa di mercato sbagliata, Halilovic. Ma è una riserva. Halilovic è arrivato per fare la riserva. Inizialmente di Irving, poi in realtà l'ho premiato come riserva di Toprak. Più avanti, perché alla fine... abbiamo trovato Omer che è leggermente meglio a livello difensivo e quindi abbiamo spostato in avanti Halilovic, ma resta una riserva, né più né meno che una riserva. Svit Svelar, gol a giro mostruoso. Toprak, il 16enne. Questo qui in realtà è buono, è interessante come difensore, però l'altro no, l'altro purtroppo ancora sarebbe adatto al massimo a una neopromossa di Serie A, mettiamola così. Quindi purtroppo abbiamo una difesa non buona. Partita che ormai sembra praticamente direzionata questa, arriva anche l'azione di Babushku per il 3-0 della Dana. Ancora errori da parte dell'Ankaragücü per la fase di ripartenza che favoriscono Babushku, che alimenta il passaggio per Kaplan. Guardate che botta da lontanissimo di Irving, l'avevo detto in fase di acquisto, questo tira delle botte incredibili da lontano e abbiamo trovato proprio il ruolo giusto cucito per lui. Accettiamo anche al 75esimo il gol della bandiera dell'Ankaragücü. Guarda là, 1-0 col Başakşehir. Io speravo che il Başakşehir fermasse il Galatasaray, ma quando mai? Adana vince 4-1, partita convincente, ma purtroppo non smuove la classifica. Questo è più un palleggiatore comunque, A livello difensivo non ci aiuterà praticamente per nulla. Un'azione 9. Resto titubante ancora però, Allora, io voglio capire il senso di comprarmi un osservatore che conosce l'Azerbaigian, no? Ma chi caspita ci gioca in Azerbaigian? Perdonami,